Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà». Andiamo con gioia incontro al Signore. È tempo di avvento. Gesù viene. L'Apostolo Paolo ci esorta: svegliatevi dal sonno, perché la vostra salvezza è vicina. Iniziando la sua missione, Gesù dirà: il tempo è compiuto. Convertitevi al Vangelo, perché il regno dei cieli è vicino. È un continuo invito ad essere svegli e vigilanti, non come ai tempi di Noè: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Non che sia peccato fare queste cose. Il peccato consiste nel non essere attenti alla parola di Dio, fare queste cose che sono necessarie, ma anche ascoltare la parola di Dio che invitava a essere pronti, perché sarebbe venuto un diluvio enorme che avrebbe coperto tutta la terra. Ci sarebbe potuti salvare solo costruendo una casa che potesse galleggiare sulle acque. Noè crede alla parola, costruisce l'arca e salvo lui con la famiglia e molti animali. Gli altri pure loro sono stati avvisati, ma si sono fatti beffe di Noè e non obbediscono alla parola di Dio. Moriranno tutti. La storia si ripete. Anche noi oggi vogliamo costruire un mondo, ma non tenendo conto del precetto di Dio, che si riassume nell'amore ad ogni prossimo, nell'amore verso ogni uomo, che come creatura dell'unico Dio è mio fratello. Gesù dice: ciò che hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, tu lo hai fatto a me. E come si vive questa realtà? Ricordo un piccolo fatto. Mi è capitato, ero appena arrivato da poco in una nuova parrocchia. Un giorno dopo il catechismo vado per fare visita a un ammalato. Passo davanti a una casa, c'è una mamma con il suo bambino e la figliola che è appena rientrata dal catechismo. Buongiorno signora, buongiorno signor parroco. E poi mi dice, un po' irritata: ma che cosa insegna ai nostri bambini? E io rimango sorpreso, perché chissà cosa possano aver capito o cosa possa aver detto che loro non hanno capito. Perché signora, che cosa c'è che non va bene? E dice: guardi, la mia bambina appena arrivata dal catechismo incontra me che ero nell'orto col piccolo e lui mi aveva fatto un po' arrabbiare. Io l'ho un po' sgridato e poi ho allungato la mano e gli ho dato un ceffone. E lei tutta pronta mi dice: mamma, tu hai picchiato Gesù. Ma cos'è questa storia? E dico: beh signora, in realtà è vero, perché c'è scritto nel Vangelo. Gesù lo ha detto: qualunque cosa tu fai al più piccolo dei miei fratelli, tu l'hai fatta a me. E allora ha riconosciuto che è vero, sì, l'avevo sentito leggere nel Vangelo, ma altro è leggerlo, altro è viverlo. E allora, e oltretutto aggiunge: in verità,
Ha avuto ragione di dirmelo, anche perché forse io ho esagerato. Non è che lui avesse molte colpe, ero io un po' arrabbiata. E quindi, ecco, che allora i bambini capiscono per primi. E non solo capiscono e sanno ricordare, ma sanno vivere. Con questo impegno viviamo ogni giorno la nostra vita. Arrivederci.